Signora Egilda, oggi è il suo compleanno, 100 anni, 100.000 auguri da parte di tutti. Siete contenta della festa che vi hanno preparato? E io, mentre non voleva fare niente, gli dicevano. Però siete contenta. Igilda Bruno, nativa di Grotta Minarda, ha festeggiato i suoi 100 anni, circondata dall'affetto delle due figlie, Luisa e Giuseppina, e dai tanti nipoti, pronipoti e amici. Il sindaco Angelo Cobbino e padre Antonio Venuta hanno salutato la signora Igilda, che apparentemente sembrava confusa, ma hanno assicurato ai suoi familiari, è rimasta lucida e collaborativa. Te la ricordo questa bella signora? Come si chiamava questo qui? Come l'ha chiamato voi? La Zingarella? No? Maria Vergine. Maria? Vergine. Ma avete capito cosa avete Sì. detto? La Madonna di Carpegnano è Regina ed era figlia. Lei ha detto Maria Regina. Sì, Lei è stata è ricordata vero, così così. si chiama. Un applauso alla Madonna e per questa. Il segreto della sua longevità? Probabilmente l'aria sana del paese ufitano, l'alimentazione equilibrata ed un bicchiere di vino che accompagna i pasti di zia Gilda, ma anche l'attività motoria, a cui non rinuncia grazie al suo fisioterapista. Questa è mia suocera, però è come se fosse stata una mamma. Vive con me da oltre 30 anni, da quando è morto il marito, e quindi c'è un legame affettivo più di perché mia madre mi ha lasciato quando io ero molto giovane, quindi è fatto lei da madre a me. È ghiotta di biscotti da immergere nel latte e di polenta ed ha tanta voglia di raccontare ai suoi cari la sua vita caratterizzata da lavoro e amore per la famiglia. Tanti auguri da parte di Canale 58. Grazie.